Quando arrivarono gli alieni, ci trovarono privi di un progetto, pronti ad accedere a un ulteriore salto di coscienza, verso lo stadio più avanzato della nostra ignavia. Mentre le rivolte attraversavano l'Europa, uscivamo in massa il sabato sera. Il nostro abbigliamento era ciò che restava di un'epoca più grande, in quieta sintonia con l'arredamento dei locali, con i sottintesi commerciali di chi ci rivolgeva la parola. Di tutto quello che potevamo fare, il futuro non era nemmeno una smentita, ma qualcosa di cui ci accorgevamo all'angolo di una strada, sotto l'insegna di un franchising fallito, che avevamo per un attimo scordato, persi nelle storie confuse delle nuove tecnologie, della palingenesi dell'estinzione. Di tutti i sogni che avremmo potuto sognare, a noi era toccato un sogno meschino, da campagna promozionale, da televisore acceso. L'educazione di massa, l'accesso al benessere e la diffusione dei contenuti ci avevano spinto in un angolo, in fantasmagorie di concerti estivi, quartieri suburbani notturni, ricordi diafani, di ricordi altrui, di sommosse, autonomia, liberazione sessuale. In rete i gruppi di discussione ritornavano sugli stessi 2-3 punti nonostante alcuni citassero rapporti del Ministero dell'Economia di Singapore, il prezzo dell'olio di colza, la crisi congolese. Dopo parecchi mesi, al momento delle campagne di intervento lungo le coste brasiliane, si iniziò a credere che la questione fosse in qualche modo superata. Ci trovammo a guardare per aria in attesa di una possibile via d'uscita, mentre lungo le strade, tra le prime rovine, rimanevano incerti i segni del nostro malcontento. Questo è solo uno spezzone, almeno tre lasse, di un poema, di uno scritto, di una poesia in prosa, dal titolo Quando arrivarono gli alieni, pubblicata nel 2016 di Gherardo Bortolotti, nato a Brescia nel 1972. Bortolotti ha pubblicato vari libri di poesia, di scrittura di ricerca, come altri della sua generazione, del suo gruppo, a cui io faccio riferimento, che si raccolgono intorno a Gamma, .org, gamma con 3m.org, mentre Bortolotti è anche redattore del blog letterario Nazione Indiana. Nella primavera del 2020 è uscita la ristampa dei suoi primi tre libri con il titolo di Lo, una trilogia. Questa pubblicazione è uscita presso Tic Edizioni nella collana Ultra Chapbooks, a cui lavorano fra gli altri anche Michele Zaffarano. Tic Edizioni è un'importante casa editrice indipendente romana che pubblica regolarmente libri e testi di scrittori di ricerca, sia italiani che stranieri. Tic Edizioni. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.